Renaissance Technology è un hedge fund americano con sede ad East Southact a New York, a Long Island, ed è specializzato nel trading sistematico che utilizza modelli quantitativi derivati da matematica ed analisi statistiche. Il loro fondo Medallion è famoso per il miglior record nella storia degli investimenti. Renaissance è stata fondata nel 1982 da James Simmons, un matematico che in precedenza aveva lavorato come decifratore di codici durante la Guerra Fredda. Nel 1988 l'azienda ha stabilito il suo portafoglio più redditizio, appunto il Medallion Fund, che ha utilizzato una forma migliorata e ampliata dei modelli matematici di Leonard Baum, migliorati dall'algebrista James Axe, per esplorare le correlazioni da cui potevano trarne profitto. Il fondo Medallion di punta del Renaissance è gestito principalmente dai dipendenti del fondo ed è famoso per il miglior track record di Wall Street, con un rendimento annualizzato, ascoltate bene, di oltre il 66% al lordo delle commissioni e del 39% al netto delle commissioni in un arco di 30 anni dal 1988 al 2018. A causa del successo di Renaissance in generale e Medallion in particolare, Simmons è stato descritto come il miglior gestore di denaro sulla Terra. Oggi ti parlo in parte del suo portafoglio e di come un investitore da dividendi lo possa trovare molto utile, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio, sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario IF e autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Il miliardario americano gestore dell'hedge fund e rinomato genio della quantità, Jim Simmons, ha fondato Renaissance appunto nel 1982. Con il suo dottorato di ricerca incentrato sulla matematica, ha un approccio unico all'investimento, utilizzando modelli e algoritmi per identificare le inefficienze del mercato, sfruttando programmi che siano automatizzati per prevedere le fluttuazioni dei prezzi e le tendenze nei veicoli di investimento. Simmons è rimasto CEO di Renaissance dal 1982 al 2010 e attualmente ricopre il ruolo di presidente non esecutivo dell'hedge fund. Secondo i documenti del 13F, con una concentrazione delle prime 10 azioni di circa 12,38%, il fondo di Simmons è concentrato nei settori principalmente di informatica, industria, sanità, beni di prima necessità, comunicazioni e beni virtuali. La più grande partecipazione di Renaissance Technology al terzo trimestre del 2021 è stata Novo Nordisk, con l'hedge fund che detiene 21,64 milioni di azioni con un valore di circa 2 miliardi di dollari. Utilizzando quelle posizioni del terzo trimestre del 2021, ho preso questi tre titoli che secondo me potrebbero essere molto interessanti al prezzo giusto per un portafoglio da dividendo come il mio. Ovviamente, non è che si va all in una di queste aziende. Mi raccomando, questi poi non sono consigli finanziari, ma sono solo idee a scopo didattico e in questo caso anche di curiosità. La prima azienda è Golden Ocean Group, con il ticker GOGL, ed è uno dei titoli con più alto yield del portafoglio di Renaissance Technology, che offre un rendimento da dividendo, pensando un po', del 28,3% con un payout ratio dell'88%. Ad oggi, giorno in cui sto registrando questo video, Renaissance possiede l'1,82% dell'azienda. Il 7 dicembre 2021 Golden Ocean Group ha dichiarato un dividendo trimestrale di 85 centesimi di dollari per azione, che riflette un aumento del 70% rispetto al dividendo precedente di 50 centesimi di dollaro. Nel rapporto sugli utili del terzo trimestre pubblicato il 24 novembre del 2021, Golden Ocean Group ha registrato un utile per azione di 0,92 dollari, battendo le stime di 0,27 dollari. Cosa fa Golden Ocean Group? È una compagnia di navigazione che possiede e gestisce una flotta di navi per rinfuse solide, comprendenti navi Newcastlemax, Capesize, Panamax e Ultramax in tutto il mondo. Possiede e gestisce navi per rinfuse solide nei mercati spot e time charter. L'azienda trasporta merci sfuse come minerali, carbone, cereali e fertilizzanti. Al 23 marzo 2022 possedeva una flotta di 81 navi alla rinfusa secca. Golden Ocean Group ha sede ad Hamilton, nelle Bermuda. La seconda azienda è Stark Bulk Carriers, col ticker SBLK, che offre un rendimento elevato del 29,87%, rendendolo uno dei titoli con dividendo più elevati del portafoglio di Renaissance Technology. Stark Bulk Carriers è una compagnia di navigazione che si occupa anche questa di trasporto marittimo di rinfuse secche in tutto il mondo. Le navi dell'azienda trasportano una vasta gamma di merci e di grandi rinfuse, inclusi minerali di ferro, carbone, cereali, nonché rinfuse di minori come bauxite, fertilizzanti e prodotti siderurgici. Al 31 dicembre 2021 aveva una flotta di 128 navi,
con una capacità complessiva di circa 14,1 milioni di tonnellate di portata lorda, di cui 17 navi sono Newcastlemax, 24 navi sono Capesize, 7 Post-Panamax, 41 Capesbarmax, 2 Panamax, 20 Ultramax e 17 Supramax. L'azienda fornisce anche servizi di gestione delle navi. Tulk Bulk Carriers è stata costituita nel 2006 e ha sede a Maros in Grecia. A oggi il fondo possiede il 2,51% delle azioni dell'azienda. Pubblicando i risultati del terzo trimestre del 16 novembre del 2021, Tulk Bulk Carriers ha registrato un EPS di $2,19 per azione, battendo le stime di $0,05. I ricavi in quel periodo sono aumentati del 126,61% anno su anno a $354,84 milioni, superando le stime di $14,59 milioni. La terza azienda è ZIM Integrated Shipping Service. Insieme alle sue sussidiarie fornisce un trasporto di container e servizi correlati in Israele e a livello internazionale. Per chi non la conoscesse, è una grossa azienda portacontainer. Fornisce servizi di trasporto door to door e da porto a porto per vari tipi di clienti, inclusi utenti finali, consolidatori e spedizionieri. L'azienda offre anche Z-Monitor, un servizio di localizzazione del carico refrigerato premium. Al 31 dicembre 2021 gestiva una flotta di 118 navi, di cui 110 navi portacontainer e 8 navi dal trasporto di veicoli, di cui 4 navi erano di sua proprietà e 114 navi noleggiate. La società è stata costituita nel 1945 a sede ad Haifa in Israele. Renaissance Technology possiede circa il 3,39% dell'azienda. ZIM Integrated Shipping Services ha registrato ottimi risultati nel terzo trimestre del 2021, annunciando un utile per azione di $12,16 per azione, battendo le stime di $2,83. I ricavi di quel trimestre sono stati pari a $3,14 miliardi, superando le stime di $374 milioni circa abbondanti. Il dividendo è del 38,7% con un payout ratio del 46%. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questa azienda e del suo modo di investire e se le aziende che ho selezionato potrebbero far parte di un portafoglio di dividendi diversificato o se per noi comuni mortali sono troppo rischiose. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore la cortesia di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube per fare crescere me su questa piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa il mondo. Se sei nuovo sul canale, poi ti chiedo una cortesia: iscriviti e cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!